Signore e signori, ladies and gentlemen, dame nun terre, bentornati a questa puntata speciale della storia della dance con noi. E adesso faccio la presentazione come Dio comanda: uno dei più grandi DJ produttori che abbiamo nel nostro paese, uno dei tre typical, colui che c'era dietro il progetto firmato Bumblebee, quelli di Crime of Passion, il Crime of Passion, sai, dico ogni tanto con l'inglese, e Coming Through the Light. Era lui che era dietro il progetto Naif, quelli di Looking for Happiness, di Joyce, migliaia di hit, un sacco di successi, un sacco di emozioni. Con noi, ospite speciale alla storia della dance, Vincenzo Callea! Grazie Dino! Vedi che ogni tanto mi emoziono anche con l'inglese, no? Dai, fai emozionare me. Senti, come stai? Benissimo, sono veramente felice. Dovete sapere, tutti quelli che mi hanno chiesto: ma come mai Dino non ti invita? Dino mi ha invitato tanto tempo fa, sono io che ho perso un po' di tempo, però sì, sono felicissimo. No, io sei stato uno dei primi che io ho chiamato. È vero, perché... posso testimoniarlo. Anche perché, ragazzi, oggi ci faremo un viaggio. Partiamo dai typical e finiamo fino all'ultimo singolo di Vincenzo, che si chiama My Falls, e tra l'altro un disco straordinario. Però partiamo da molto indietro qui, da anni 80, forse inizio 90, dai, o no? Inizio 90, sì. Non facciamo sentire proprio i primissimi dischi, perché ne parliamo tra un po', ma iniziamo con una pietra miliare, 1994, i Typical con Illusion. Poi mi dici tutto, certo. Mi dici come vi siete conosciuti, le emozioni degli anni 90, sei d'accordo? Assolutamente, sono qui per questo. Oh, siamo anche in diretta sul nostro Facebook ufficiale, quindi emozionatevi insieme a noi e condividete la diretta. Saluto Luca Martinelli alla console. Luca. Andiamo, Illusion. Dual Core. So I can be free. I need an illusion. Another life around me. Rain, rain,
Sono passati 22 anni, 1994, i Typical con Illusion è una puntata speciale della storia della dance. Se ami la musica da ballo degli anni 90-2000, guarda un po' sei capitato nel posto giusto. La radio è quella più energica d'Italia e con noi c'è Vincenzo Callea, uno dei tre Typical, perché si chiama così perché T sta per Tignino, P per Piparo e Cal per Callea. Che bello! Tra l'altro mi hai confessato che questo è il tuo disco preferito tuttora, dopo dai, lo possiamo dire. Qui sveleremo un bel po' di altarini oggi. Assolutamente. Come vi siete conosciuti con i ragazzi? Come è nato? Dimmi. Nasce tutto. Intanto Daniele era per me un punto di riferimento come DJ regionale, quindi era già un mio mito. Sì? Andavo in pantaloncini corti a vedere le sue esibizioni. Mentre con Riccardo ci siamo beccati all'università a Palermo in architettura. Lui mi conosceva un po' e ci siamo uniti proprio lì. Quanti anni avevate? Stiamo parlando di 19 anni, 20 anni. Questo non sveliamo. Eravamo non vuoi dire l'età, come le donne. No. Fiero dei 45. Che bello. Quindi vi siete conosciuti. Ok, quindi Daniele Tignino era già uno dei DJ più importanti, esatto, della Sicilia. E Riccardo veniva all'università con te. E te com'è che ti è presa di fare i dischi? Già volevi fare il DJ? Raccontami un DJ po'. DJ ho cominciato presto. Io ho cominciato a 9 anni a fare radio. Facevo il programma di Heidi Mazinga Z in un emittente locale. Sì. Ho cominciato subito a 13-14 anni a mettere dischi nelle varie feste, veglioni e tutto il resto, e nell'88 circa tentavo di produrre, e nel 90 ci siamo riusciti. Allora, la storia è andata così. C'era una volta, Vincenzo Callea fa sentire un disco che aveva prodotto a Daniele Tignino, ok? E Vizzo 2 è il primo? Praticamente avevamo prodotto un po' prima di Daniele, avevamo fatto un disco qualche mese prima che Daniele tentasse di fare il produttore, assieme a Vincenzo Graci, un carissimo amico che non c'è più. Infatti Vizzo 2 era l'unione dei due nomi. Sì. E abbiamo, Daniele ha saputo di questa cosa, ha detto: ma perché non ci vediamo, cominciamo a collaborare, a fare qualcosa? E sono nate tante cose. Quindi ci stiamo per ascoltare un pezzo di Vizzo 2, che è uno dei, forse è il tuo primo disco ufficiale. È il mio primo disco ufficiale, quindi c'è un pezzo di cuore doppio, sia per Vincenzo, che ripeto che non c'è più, e sia perché il mio primo disco è arrivati in Media Records felici per la prima release. Chi se lo ricorda questo? Beh, non so se tanti se lo ricordano, eh. Si chiama How Ya Feel. Senti un po' qui. Suono tipico inizio 90. Sì. Il primo disco di Vincenzo Callea, ancora prima dei Typical. Cioè, eri già sulla scia dei Chemical Brothers. Eravamo cattivi, stavo notando adesso, non lo sentivo veramente da tanto tempo, però eravamo belli cattivi. Quanti anni ha questo disco? 25 almeno. Mamma, guarda, l'abbiamo prodotto nell'89, è uscito nel 90, credo, 91. E quindi diciamo che l'incontro con Tignino è avvenuto perché lui ha detto: ah, ma tu fai i dischi, e gli hai fatto sentire Vizzo 2. Mi conosceva chiaramente, però avevamo fatto appunto questo disco con la Media Records e Daniele ha detto: proviamo a fare qualcosa, io ho delle canzoni già scritte. Vediamo se riusciamo a unirci per fare qualcosa di più grosso. Che bello! E lì nascono i Typical, quindi tu, Riccardo e Daniele, giusto? Sì, nasce il team di produzione. Inizialmente come Power Fan, perché c'era anche Vincenzo in questo progetto iniziale, e poi ci siamo trasformati casualmente in Typical, un po' come tutti i progetti, non sai dove vanno a finire, no? Quindi è stato il disco che ci ha dato sicuramente più visibilità, il nome come progetto che ci ha dato più visibilità. Beh, assolutamente, ragazzi. Adesso vi raccontiamo tutto quello che hanno fatto i Typical, perché Vincenzo ci dirà delle cose che non trovi neanche su Wikipedia. Il primo disco dei Typical si chiama I Know ed è abbastanza houseggiante, giusto? Sì, molto ma noi veniamo da lì, ecco, diciamo, è inutile rinnegare le origini. Noi fondamentalmente venivamo dall'house, ci piaceva la Moore, che ci piacevano quelle sonorità un po' più scure. I Know è stato un disco chiaramente nato per l'underground, per i super club, però il nome ci è piaciuto.
quindi lo teniamo anche per quello cantato di dopo, e il cantato era Illusion, quindi... Senti, ma Josh, la voce dei Tipica, quello che noi ci ricordiamo al Festival Bar con i capelli lunghi, dove siete andati a beccarlo? Anche perché lui è americano, o no? Lui è americano, era in tournée come chitarrista e cantante in Sicilia. Sì. Io avevo una sorta di direzione artistica di un locale culto degli anni 90 da noi a Gela, e praticamente una sera mi hanno proposto: abbiamo un cantante americano, possiamo portarlo? Chiaramente sì. Eh certo, tu l'hai sentito e ti sei innamorato. Sono innamorato della voce, anche perché, come in molti sanno, mi piace molto la contaminazione, anche a Daniele e a Riccardo, quindi l'unione di un cantante semi country sì. con la base house poteva essere una novità. E beh, lo è stata, e anche diciamo perché stata. Poi insomma gli avete fatto cantare Illusion. Sentite questa parte, Josh va a registrare nello studio, in che studio era? Eravamo al Red Studio di Palermo. Al Red Studio di Palermo, quindi arriva sto ragazzo americano che si trovava per caso in Sicilia, adesso mi viene da dire così, ma effettivamente è vero, registra Illusion, esce Illusion che abbiamo già ascoltato, diventa un grande successo, arriva super classifica show subito, capito? Quindi beh, mi è scoppiata in mano la situazione. E poi il secondo singolo che esce, e adesso vi diciamo come è uscito, è Round and Round. Dual Core su M2O. Successo di Illusion, questo è il terzo disco dei Typical, mi veniva Tispo dei Typical, vedi, faccio i mashup in onda. Si chiama Round and Round, ma che ve lo dico a fare, una puntata speciale della storia della dance. Con noi c'è il grande Vincenzo Callea, uno dei tre Typical. Siamo anche in diretta sul nostro Facebook ufficiale, quindi emozionatevi insieme a noi, scrivete magari i ricordi, perché ogni canzone, soprattutto Round and Round, certo, porta dei ricordi indelebili. Ad esempio, tu mi hai detto, cazzo, questa è arrivata al numero uno mentre c'era Sanremo. Sì, ecco, quello è quel ricordo che ti arriva, anche perché è stato un trauma per noi, un trauma meraviglioso, ma un trauma. Cioè, praticamente durante il Festival di Sanremo, Round and Round schizza al numero uno della classifica, attenzione, non dance, della classifica italiana. Super di vendita. Sorrisi e canzoni, insomma, la tipica classifica italiana. E, beh, è stato veramente incredibile. Non credevamo a nulla. Eh beh, ci credo. Anche perché trovarsi da tre amici, diceva, ma sì, dai, facciamo un disco. E al numero uno della super classifica show. Vi ricordate voi degli anni 90 quando la classifica di super classifica show di TV Sorrisi e Canzoni, anzi non di super classifica, di TV Sorrisi e Canzoni, era l'unica attendibile, una, certo, delle poche attendibili, no? Sì, era l'ufficiale, diciamo, quella che compravano tutti, il giornale lo avevamo a casa tutti. E non c'era l'autobuy, non la potevi falsificare. Fortunatamente, allora, ancora da tempi un po' più puri, anche se secondo me chissà quali magheggi c'erano anche all'epoca, però erano più puri sicuramente.
veramente. Senti, diversa. Com'è nata Round and Round? Perché questa è la cosa bella. Occhio, state bene a sentire come nasce Round and Round, vai. Se lo svelo è pesante. Dai, dicelo, ormai sei qua, scusami. Ragazzi, le cose belle nascono sempre in modo casuale. Stavamo registrando la voce di Josh per Illusion. Alla fine abbiamo detto a Josh di andare attorno a qualche frase. Lui per improvvisare, le classiche improvvisazioni che poi si legano appunto nelle varie parti dei dischi. Quel giorno Josh ha appena sentito intorno, lui è andato round and around and around. Cioè, voi gli avete detto vai intorno e lui ha detto sì, round and around. Gira attorno a qualche frase. Lui ha detto round and around e si registra subito. Quindi praticamente quando avete fatto Illusion avete fatto anche round and round, cioè uscita da quella sera. Ma inconsapevoli, quando ha finito di registrare noi avevamo queste parti, poi quando l'abbiamo sentite da sole, cioè caspita, ma qua ci esce anche un disco. Che bello, che ragazzi. Tra l'altro pensate a questa cosa, i Typical esplodono in tutta Italia, era il 1995, e a quel punto cominciano ad arrivare le chiamate delle televisioni, arriva il Festival Bar, arriva un po' tutto. Certo. Ma l'aneddoto forte è che Daniele, Riccardo e Vincenzo chiamano Josh. Vi ricordo che Josh era lì per caso a Palermo, quindi ha cantato, ha fatto un turno, no? Si dice fatto così. Un turno, ha preso dei soldi e è andato via. È andato via, è tornato in America. Vincenzo, o chi per voi? Sì, insomma, ricordo Daniele, credo che l'abbia chiamato. Daniele, Josh, guarda, siamo i Typical. Lui cosa ha risposto? Chi siete? Non si ricordava niente. E quindi poi cosa gli avete detto? Praticamente la telefonata era per dirgli: Josh, devi scendere in Italia perché siamo in classifica con il nostro disco. Josh è partito da chi siete, quale disco, che classifica. Perché non si ricordavano mai. Non c'era internet, non c'era, cioè eravamo veramente, non si ricordava nulla. Per lui era un turno di registrazione classico, ha preso dei soldi, si è divertito, è andato via. Ma non ha memorizzato i volti di due ore di registrazione. Eh sì, perché si trovava lì per caso, che ne sai, Typical, boh, io ho cantato, ho mandato un testo, esatto, ho improvvisato, ho fatto round and round and round, ammazza, super. Abbiamo hit. Spedito la cassettina in America all'epoca, altro che MP3, gli arriva la cassettina mentre era in viaggio per l'Italia, lui ha imparato la canzone sull'aereo con il Walkman. Cioè, perché non si ricordava una mazza? No, assolutamente nulla. Gli avete rimandato il testo, tra l'altro testo tutto scritto da Tignino, testo giusto? Testo scritto da Tignino come tutti i pezzi scritti dai Typical, questo ci tengo. Intanto salutiamo Riccardo e Daniele che ci staranno ascoltando. Certo ragazzi, ovviamente era sottointeso, il saluto agli altri due Typical, ci mancherebbe altro. E poi, come dice Franchino, arriva la grande botta, a parte che già Round and Round e Illusion erano andate benissimo, però sempre in quell'anno, nel 1995, arriva un disco che per due mesi sta al numero uno della classifica italiana, il disco più venduto del 1995, superato solo da Bombastic di Shaggy, perché insomma aveva la potenza dello spot, però Shaggy, certo, voi no, noi no. Nel 95 era estate, un'estate caldissima, condividetela e amatela insieme a noi. Typical, The Color Inside. Dual Core. It's the color inside, the color of your mind, the color inside. It's the color inside, the color you hide, the color inside. We'll be right back.
Mamma mia, che spettacolo! Pelle d'oca, The Color Inside, typical dall'estate del 1995. Vi ricordo il disco più venduto, superato solo da Bombastic di Shaggy. E tra l'altro, Vincenzo Gallea, super ospite della storia della dance qui con me, mi ha ricordato una cosa: che voi di The Color Inside non avevate neanche il video. Ma mi ci hai fatto pensare in questo momento, perché dicevi Bombastic era spot, ovvio, ma noi non avevamo neanche il supporto del video. Quindi avreste vinto, cioè, typical Shaggy vincono i typical. Siamo arrivati nudi al successo. Nudi al successo. E qui c'è un grande video che gira su YouTube, che è la vostra performance al Festival Bar. Qui davvero immagino le emozioni, eh? Beh, tutti i programmi che hai visto da bambino con i tuoi genitori a casa nel divano, ti presenti lì da ospite, sia Sai Mandy con la Super Classifica Show e ancora di più il Festival Bar, che rimane chiaramente nel cuore di tutti. Eh, cioè, ti ricordi che non si usciva fino a quando il Festival Bar non finiva? Ovvio, assolutamente, ovvio. Andavi a fare le vacanze estive e però la mamma non ti doveva nemmeno dire guarda, finisci il Festival Bar, perché tu rimanevi lì e lo finivi. E poi verso le 11, 10 e mezza, 11 meno un quarto uscivi. Si che usciva. Bello. E l'estate cominciava con lo spot del Festival Bar. Cominciavi a capire che stava arrivando l'estate grazie allo spot. Eh sì. Senti, tra l'altro lì hai due aneddoti molto fighi del Festival Bar. Uno è Vittorio Salvetti, grande patron, grande Vittorio Salvetti. E mi vuoi ricordare cosa vi ha detto? Abbiamo fatto l'esibizione, lo dico chiaramente spogliandomi da... faccio finta che non ero sul palco. Sì. C'è stato un boato incredibile, pari forse a artisti molto 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 più grandi di noi, tipo Ligabue e cose del genere. Sì. Quando siamo scesi dall'esibizione ci ha incontrato subito il grande Vittorio Salvetti e ci ha detto: siete i vincitori morali del Festival Bar, non vincerete voi ma siete i vincitori morali del Festival Bar. Eh sì, perché quel Festival Bar c'era Liga, c'era Vasco, sì, c'era un sacco non di... potevamo vincere, però ha detto questa cosa che è stata poi un po' la verità, perché alla fine primi in classifica siamo rimasti per tutta l'estate. Per tutta l'estate, dal primo di luglio fino all'ultima settimana di agosto, ma forse avete sfociato anche a settembre. No? 12 settimane al numero uno, più vari numero due, numero tre. Allora quindi dal primo luglio fino alla fine di settembre. C'è una canzone che ha caratterizzato un'intera estate, che era quella del 1995. Lì tra l'altro poi tu hai conosciuto anche uno dei tuoi miti, no? Vuoi dirlo? Beh, è successa una cosa stranissima. Sapevamo che nel camerino vicino a noi c'erano Incognito, sì, band dell'Easy Jazz più prestigiosa, meravigliosa. Quelli di Always There, tanto per intenderci. Per intenderci. Chiaramente era un punto di riferimento per tutti e tre. Sì. Ed eravamo lì super timidi, ma ci proviamo a parlare. Alla fine invece è stato lui a fermarci, a dire: avete fatto un disco bellissimo. Lì si sono fermate le sfere. Ci credo, cioè uno dell'Incognito o Incognito, come bestia si dice, che ti viene a dire: ragazzi, complimenti per il disco. Lì è stata una grande soddisfazione. Allora sentiamolo questo boato dal Festival Bar del 1995, typical, The Color Inside. Sentite la gente, che casino che fa, sentite le mani. Ragazzi, qui è una puntata da pelle d'oca. C'è Vincenzo Callea dei Typical, e non solo, perché adesso qui siamo a un decimo della tua carriera. Era l'estate di 21 anni fa, che dico, 23 anni fa, non so manco più contare. Vedi che starti vicino mi emoziona. Mi impappino, ci faccio le cazzate. Comunque, questo era il Festival Bar, siamo andati a ripescare i vincitori dell'edizione, furono gli 883 con Tieni il Tempo, te la ricordi Tieni il Tempo? Certo che sì. E poi c'erano anche miglior album Zucchero e il grande Pino Daniele, premio speciale.
a Pino Daniele. Un super festival bar quell'anno. Mazza, che ricordi. Dopo la pubblicità, signore e signori, torniamo con E-Turds, altro successore dei Typical. Quindi insomma, davvero insomma, ci vorrebbero 40 puntate. Quindi, come sempre, messaggio a tutti coloro che ci stanno guardando sul nostro Facebook ufficiale. Adesso sentirete il fuori onda, quindi domande a raffica per Vincenzo Callea. Per tutti gli altri, a fra poco! Ogni sabato e domenica dalle 3 alle 4 del pomeriggio. Grazie Steffi. Signore e signori, Vincenzo Callea. Adesso in realtà dobbiamo far finta di niente, perché certo, ti emoziona un po' la cosa che ti guardano, certo. Però ragazzi, noi abbiamo ricordato appena adesso, ma l'avete sentito, il festival. Guarda lì la copertina. Eccola. La copertina vostra. Tra l'altro c'è un altro aneddoto, il più simpatico, che non ti ho raccontato del festival bar, lo raccontiamo fuori onda. Dimmi. Praticamente, quando, sai, si facevano le prove nel pomeriggio per poi esibirsi, sì, c'era Daniele che aveva il suo chitarrone MIDI, sì, Piper aveva la tastiera alla Sandy Martin e Josh il suo microfono, quindi loro tre uscivano, andavano davanti, io avevo la tastiera sulla sinistra. Sì. Dovevo avere la tastiera, perché con il boato di gente che hai visto, io esco, non trovo la tastiera. Minchia, dov'era? Nel frattempo no, hanno dimenticato, c'era la X dove dovevo posizionarmi, dove avevo fatto le prove il pomeriggio, non c'era la tastiera. Quindi mi passa Amadeus davanti, che aveva appena finito di presentarci, 11 settimane primo in classifica, boato, esce, io mi ritrovo senza tastiera e senza uno strumento. Ho fatto 10 secondi di panico, mi sono ritrovato alla Mauro Repetto, perché l'unica cosa che sapevo fare era questa. Non avevo niente. In quei 10 secondi ho realizzato, vado via, esco, perché io non posso stare a fare il birla sul palco del festival bar a battere le mani. Con la gente, cioè, ho detto, rischio di andare dentro e di lasciar perdere. Meno male che in quei 20 secondi è arrivata la tastiera, si è visto. Chi va a vedere l'immagine del festival bar, che non sono più su YouTube per vari problemi di diritti. Sì, perché infatti quella che ho preso io è un po' sgranata con l'immagine. Si trovano un po' in altri siti, insomma, se cercate su Google lo trovate. Minchia, tu cosa hai pensato? Si vede la mia bocca che dice Amadeus, la tastiera. E lì cosa hai pensato? Che minchia faccio? Sai, pensavi tutti gli amici che ti stavano guardando. Dimenticavi pure i milioni di telespettatori che c'erano in quel momento. Era panico, sudavo freddo. Dici, tra l'altro saranno stati veramente 20 secondi, ma lunghi. Bellissimo, meraviglioso. Chicca che solo voi avete ascoltato. Ci sentiamo in Turds, vai Steffi, tanto ci sente.
è uno spettacolo dal 1996, Typical con It Hurts, qui con noi Vincenzo Callea, puntata speciale della storia della dance in diretta sia FM sulla radio più energica d'Italia, siamo anche sul nostro Facebook ufficiale, quindi cercateci, entrate, cliccate mi piace, M2O Radio allo stato puro. Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Typical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto? Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera alla Sandy Martin. Sì. Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra. Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside. Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera. E quindi cosa? Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per lì per dire vado via. Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside. Guarda, chi lo va a beccare su internet becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus. Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo. E chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero. Gli strumenti veri e la gente che era finta. Che ovviamente è una cazzata. Però si faceva finta. Si faceva finta. E posso dire una cosa: io sono super sostenitore del playback del Festival Bar. Ah, certo. Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto. Perché non suonava bene. La gente vuole sentire come in radio, no? Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco. Non era una gara canora alla Sanremo. Certo, ridateci il Festival Bar e ridateci anche i Typical. Nel 1996 esce il disco che avete appena ascoltato, si chiama It Hurts, che in realtà il buon Callea mi ha confessato essere una cover. Eh sì, devi sapere che almeno 2 su 3 dei Typical, quindi io e Tinghino, eravamo innamorati e siamo ancora innamorati della New Wave, della New Romantic, insomma quel genere che negli anni 80 ha fatto sognare. Sì, perché la cosa bella di Callea e di Tinghino e di Riccardo, non so, è che loro, voi non ci crederete mai, non ascoltano di solito musica dance, cioè loro sentono la new age, cioè cose completamente che non c'entrano una mazza. Quanti fan abbiamo perso in questo momento? No, vabbè, dai. Io poi sono estremista, cioè per me non esiste ascoltare dance, adoro produrla, adoro suonarla chiaramente, però non l'ascolto. Cioè è come se Pavarotti ascolta gli AC/DC, capito? Ascolta, non c'è più. È come se Bocelli si ascolta i Pantera, una cosa del genere, capito? Bellissimo. Chissà perché. Sei bravo a farla, ma non ti piace usufruirne, sì, no? Per me è una musica che va ascoltata e ballata in determinati luoghi. Però è chiaro, sono io un caso abbastanza patologico. Beh, certo. Ci sentiamo l'originale di It Hurts, wow, dei Lotus Eaters. Senti un po' qua. Hai capito? Lotus Eaters con It Hurts, si chiama in egual maniera ovviamente It Hurts dei Typical, è una cover. Qui c'era ancora la voce di Josh, ci ascoltiamo proprio l'ultimo disco che ha cantato Josh nel 1996, uno degli ultimi, degli anni 90 forse, no? Sì, ha chiuso un po' quel ciclo. Esatto, ed è bellissimo, si chiama Why Me? Dual Core su M2O. Na 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 na
Te la stai cantando, no? Why Me, i Typical, l'ultimo disco cantato da Josh, è una puntata speciale della storia della dance. Ciao, buon pomeriggio o buongiorno, dipende, magari qualcuno sta ascoltando la replica di mattina dalle 5:30 alle 6. Dino Brown al microfono, il DJ senza capelli e senza dignità, Luca Martinelli, insieme a Vale S. Con noi c'è Vincenzo. Vincenzo, mi abbracci. Certo che ti abbraccio. Grazie già da adesso. Dai, per questi dischi meravigliosi. E tra l'altro c'è Riccardo Piparo in diretta sul nostro Facebook ufficiale, che salutiamo. Ciao, ciao Riccardo. Salutiamo anche tutti gli amici siciliani che appena hanno saputo dei tipi, che ha detto: minchia, non me la perdo per nessuna ragione al mondo. Ed è giusto così. Senti, voi avete anche, come dire, collaborato a dei progetti esterni, perché nel 1996 avete poi pensato a un certo punto di cambiare la voce di Josh, che oramai aveva cantato 5-6 singoli, sì, giusto? Sì. Però non voglio andare su Kimara Lawson, della quale parleremo tra poco, voglio andare sul progetto Casto. Ah, wow! Perché voi avete fatto anche un progetto parallelo e tanti se lo ricordano. Abbiamo, in quel periodo ci dividevamo tra Typical e la voglia di fare musica un po' più house, un po' più che ci apparteneva come sonorità, sia a me che a Riccardo che a Daniele, quindi avevamo bisogno di sperimentare, e Casto è un progetto nato super per caso, e possiamo svelare adesso qualcosa su Casto. Aspetta, prima la sentiamo, vediamo, anzi questo è un test che facciamo con tutti voi. Chi riconosce la voce per primo non vince una mazza, ma comunque insomma è bravo, ok? È bravo perché è impercettibile. Secondo te la beccano la voce? Riccardo Piparo commenterà. Riccardo, non commentare se ci stai ascoltando. Casto con Gimme Love, senti un po' qua. Ancora nessuno ha beccato la voce di Casto. Gimme Love. Vi lasciamo altri 30 secondi. È una voce che nel 1999 ha cantato una super hit. Indizio questo, eh? You got to give me love. Disco gatto, tra l'altro, anche questo. Gimme Love, progetto parallelo dei Typical. A parlarne qui con noi il grande Vincenzo Callea. Vuoi dirci di chi era la voce? Beh, lì aneddoto stupendo. Mi chiama un caro amico di Gela e mi dice: nel treno ho incontrato un ragazzo con una voce straordinaria, perché ha cantato per tutto il tempo durante il viaggio. Devo presentartelo assolutamente. Conosco questa persona, chiaramente sento la voce stupenda. Il primo disco credo in Italia lo abbia fatto veramente con noi, più che credo ne sono quasi certo. Poi è diventata la voce di un grande progetto, quello di Billy Moore. Quindi... Billy Moore, John Biancale, la voce di Casto, di Gimme Love, è diventato poi la voce di Up and Down, e si sa. Up and Down, quindi salutiamo John se ci sta ascoltando. È stata una bella cosa, insomma, è rimasto in Italia anche probabilmente per un inizio carriera con Typical. Che bello, ragazzi, pensa tu la vita com'è strana, cioè John Biancale per un puro caso incontra Vincenzo, canta il disco di Casto e poi è la stessa voce di Billy Moore, Up and Down, quindi 3 anni dopo ritorna con una super hit, e forse si è fermato in Italia grazie ai Typical. Ragazzi, è chissà, tutto linkato. Senti tra l'altro la base sotto, cioè eravamo fighi, mica la pelle d'oca qui. A un certo punto decidete di cambiare la voce del progetto Typical, basta maschio, vogliamo una donna. Sì, avevamo necessità di, secondo noi si era esaurito un periodo abbastanza importante, direi, con arrivati a Way Me, avevamo bisogno di stimoli nuovi. Non potevamo chiaramente sostituire la voce maschile con un'altra voce maschile, sarebbe stato un paragone non rispettoso anche nei confronti di Josh, quindi cambiamo, stravolgiamo tutto, donna.
Donna, Kimara Lawson. Chi l'ha conosciuta Kimara? Scusami. Kimara è andata in avanti scoperta Daniele a Londra, ha fatto un po' di audizioni con vari personaggi, appena sentito Kimara si è innamorato, mi ha mandato subito un messaggio dicendoci forse l'ho trovata, e dopo qualche giorno abbiamo fatto la scelta di ovviamente di prendere Kimara. E il 1997 esce il nuovo singolo dei Typical, cantato questa volta da Kimara Lawson. Ce l'ascoltiamo in doppietta con Music Is My Life. Prima Hidden Passion e poi Music Is My Life. Dual Core su M2O. Your hidden passion. Let me know.
Senti che voce, la Kimara Lawson, doppietta typical, prima Hidden Passion, adesso Music is My Life, puntata speciale della storia della dance. Se ci stai anche guardando sul nostro Facebook ufficiale, condividi la nostra diretta, emozionati e fai domande a raffica a Vincenzo Callea, perché questa sera, quando ritornerà nella sua città Palermo, passerà la notte a rispondere ai vostri commenti, perché qui gli ascoltatori della storia della dance sono esigenti, eh? È già stato detto tutto, ma anche no, è per quello che è, capito? Se lasciate l'indirizzo, vi citofono stanotte e vi rispondo alle domande. Addirittura, cioè vai proprio. Certo. Kimara Lawson, che sicuramente vi ricorderete, la voce dei Typical, che tra l'altro abbiamo visto una foto adesso, mazza, buona, eh? È buona, buona, buona. Non vogliamo essere maschilisti, però buona. Tra l'altro è arrivata seconda X Factor in Inghilterra, una sì, roba è arrivata del genere. X Factor, fa musical a Broadway, adesso Kimara è una grande star internazionale e siamo felici che il primo disco l'ha fatto con noi. E ci credo. Bene, forse, vero? Portate bene, vieni qua, fammi toccare. Ti tocco un po'. Adesso vengo in Sicilia, mi tocco anche Daniele e Riccardo. Ti aspettiamo. Allora, è uscito anche un altro disco con la voce di Kimara che è andato bene. Certo, meno bene di Music is My Life di Hidden Passion, però, ragazzi, Follow Your Heart. È rimasta nel cuore di tutti. Ce ne sentiamo un pezzettino, vai! Dimentica più Follow Your Heart, perdonate se non la sentiamo tutta, ma qui la carriera di Vincenzo Callea ci porta ad andare veloce, perché abbiamo un sacco di cose, siamo ancora agli anni 90, pensa. Caspita. Tu allora, per chiudere la finestra sui Typical prima di ritornare su Stars, grande ritorno del 2012, dobbiamo farvi sentire un po' di chicche che probabilmente tanti non si ricorderanno. I Typical hanno remixato Adriano Celentano. Ma cosa c'entriamo? È arrivata la richiesta. Pregherò. Sì. Bello, sentite un po' qua, vai. Che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, vedrai. Io lo so, perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, vedrai, 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 vedrai. La cosa più bella è che Adriano Celentano aveva invitato i Typical alla cena e loro non sono andati. Dice Adriano, non abbiamo tempo, guarda. Abbiamo fatto i fighi, siamo degli stupidi, ci penso adesso. Vorrei stringere la mano al grande Adriano. E beh, guarda, Adriano che è tra l'altro molto simpatico, tranne quando parte lo spot in TV con la tigre, minchia, ecco. Che si alza il volume di tre volte tanto. Abbiamo fatto bene a non andare a casa d'Adriano. Ecco, vedi? Un altro remix firmato Typical. Questo l'ho fatto sentire a Vincenzo appena arrivato in radio, non si ricordava nemmeno lui. Indiana con Together Again. Yes.
Together Again, disco di Indiana. L'originale mi sa che andava leggermente più veloce di questo, no? Sì, noi rallentavamo tutto, eravamo molto più tranquilli. Anche perché Indiana girava a 160 bpm. È vero, noi eravamo un po' controtendenza a quel periodo, se ci pensi, eh. Guarda, io faccio un programma che si chiama Controtendenza. Ma casualmente l'ho nominato, ma va. Vi ricordate a quanto girava All I Need Is Love? All I Need Is Love, All I Need... Cioè, a ballarlo ti crepavi. Sì, era da infarto. Un altro remix firmato Typical, questa volta di Blackwood Peace, se non sbaglio. Sì, è quella lì. È quella lì. I Blackwood con Peace, rivista Typical. Tra l'altro salutiamo anche Sandro Murru che sta vedendo la diretta. Ciao Super Sandro. Insieme a noi era lui dietro il progetto Blackwood. E poi, signori, per chiudere il discorso Typical, già del 2001 questo, se non sbaglio. Sì, eravamo già più grandicelli. Un discone, questo sicuramente in tanti se lo ricordano, si chiama Is This The Love. You are like perfection, you are my direction, you are my soul. And I have no protection. You are my connection to another world. And I'll be loving you tomorrow and letting go of sorrow and holding on. Just in time to see me with the love you gave me. You're the only one. And I feel so loved when I'm walking with you. Che meraviglia, quanto mi farei uno champagne. Vedi che ha già stappato. Si bisboccia in diretta i Typical, Is This Love, con noi Vincenzo Callea. Qui si chiude un po' la finestra, no, del team Typical, per poi tornare, perché ne abbiamo una, sì, seconda parte. In realtà ci intrecciavamo momenti Typical a momenti personali, ognuno di noi poi a fine anni 90 aveva intrapreso anche la propria carriera. E tu poi hai fatto uscire un pezzo straordinario che, attenzione, non si trova manco su iTunes, cioè abbiamo dovuto chiedere il disco a un tuo fan. A un mio caro amico Diego Calabrese, che stanotte mi ha rippato dal vinile il pezzo. Il progetto si chiamava The Cop, giusto? The Cop, con il team di Giacomo Vena, Danilo Rispoli, è un cantante misterioso. Senti, no, adesso me lo devi dire, me lo devi dire il cantante, me lo devi dire. Arrivano gli avvocati, eh? Allora non si, allora meglio. No, no, scherzo, scherzo. Ve lo ricordate questo? Che anno era The Cop? 98? 98, io sì. Io chiedo a te. 98, senti un po' qua, vai. Pippo Baudo, il bello
bello della diretta, perché in realtà questo non è The Cop, The Cop, ma è Stand Up, giusto? Sì, il singolo dopo. È il singolo dopo di The Cop, che è un'altra voce ancora, super fighetto come atmosfera, senza dubbio. Vedi, l'abbiamo caricato, attenzione che arriva la voce. E poi, Luca, che è successo a The Cop? C'è il file che salta, non ci legge il file il computer. Vabbè, va bene così. C'è un metodo per riascoltarlo, The Cop, The Cop? Sì, andare a casa di qualcuno e cercare il vinile. No, vi dico come fare. Su YouTube c'è una versione, adesso perdonate, ma questo è il bello della diretta, quindi abbiamo un file che la macchina non legge, chissà perché. Dovete digitare su YouTube The Cop, aperta parentesi, Vincenzo Callea, e vi uscirà addirittura anche il video. Sì, no, una sorta di video finto fatto all'epoca, sì, sì. Che bello. Vediamo se riusciamo a recuperare The Cop. Nel frattempo andiamo in pubblicità, come sempre, per tutti coloro che stanno ascoltando la diretta FM. Ci sentiamo tra poco. Per tutti gli altri c'è il Fuori Onda sul nostro Facebook ufficiale. Vai! Stanotte a mezzanotte Paolo Bolognese. Te l'ho girato io stamattina. Stardust, da sempre cuore elettronico di M2O. La ricerca del suono per un'ora di pura musica. 7 su 7, dal lunedì alla domenica. Stardust, il cuore della notte di M2O. A mezzanotte, stanotte e ogni notte, Paolo Bolognesi suona Stardust. Ciao, sono Albertino. Sei un DJ? Vai su djfishermanfriend.it e iscriviti al Fisherman's Friend DJ Contest, dove tu sarai il protagonista e io sarò in giuria. Puoi vincere la pubblicazione. Top, te lo sto girando. Inoltre, te lo inolto sulla mail, lo devi scaricare, eh? Ok, adesso cerchiamo di recuperare The Cop. Ci stanno sentendo? Sì, ci stanno sentendo. Cerchiamo di recuperare The Cop con The Cop, perché l'abbiamo detto. Chi è il cantante? Arriva gli avvocati. E vedi. Sì, è arrivato poi il follow up, che era un disco un po' più club, un po' più. Questo è stand up. Stand up, molto bello, però altra direzione. Ecco, è arrivato dopo. Quindi, Luca, guarda un po' se ti è arrivato via mail. Te l'ho appena inoltrato, su Luca Martinelli, così lo prendi e ne facciamo sentire un pezzo. È extended? Sì, credo sia l'extended. Sì. È extended, guarda un po', eventualmente lo tagliuzzi, lo facciamo sentire dopo. Aspettalo. Ragazzi, il dottor Callea qui presente ha fatto anche Bumblebee. Altro periodo strano. Botta, lì. Appena ci annoiamo, cambiamo subito. Non c'è verso. Ma tra l'altro forse per quello che ami sempre i primi dischi tu, perché forse ti sanno di cambiamento e ti rimangono più. Ma più che altro lo cerchiamo. Cioè, è proprio una voglia. Appena mi annoio io non ci vado in studio. Ah, devo fare il disco nuovo, no. Piuttosto perdo magari un treno, capita, però ho voglia di. Cioè, quando mi siete in studio mediamente devo essere invogliato. Certo, devi comunque avere qualcosa che ti arriva da dentro, non è che sì. Vai così a cazzo. Tra l'altro la storia mi dice sempre, almeno nella mia carriera, che tutti i dischi pensati non sono mai stati importanti tanto quanto quelli casuali. Io vi voglio bene, ma questo è una. Vai, metti. Vai con Crime of Passion, vai. Zio, non ti preoccupare, The Cop non la mettiamo qua, ma dopo Naif la recuperiamo. Vai a digita Mike Oldfield con Crime of Passion. Se dici di Crime of Passion, esci subito. On a bright day. Complete life.
19 years in the reeds from the prime, taken away in the crime of passion. Spettacolo, Bumblebee con Crime of Passion, puntata speciale della storia della dance. Con noi c'è uno dei tre Typical, Callea, arriva da lì il nome dei Typical, Tignino, Piparo, Callea, lo dico per chi ha acceso la radio solo adesso e magari non sa una mazza di musica da ballo, ma non ti bastavano i Typical, non ti bastava The Cop, nel 2000 ci hai regalato questa perla. Ragazzi, vi raccontiamo la storia di Crime of Passion, non lo voleva nessuno, adesso puoi dire. Dai. Dillo a tutti. All'epoca abbiamo fatto il giro delle case discografiche con questa produzione e c'è stata rimbalzata dal 99,9% delle etichette. Cioè, quindi nessuno voleva Crime of Passion. Nessuno aveva intuito che potesse diventare un successo. E poi invece... smentita clamorosa, perché è arrivato al numero uno anche questo. Arrivato al numero uno, grandissimo successo che ti ha portato... Adesso, prima si parlava a livello amichevole, ti ha portato quasi, se non più, di qualche disco dei Typical. Possiamo dirlo. Sì, quindi quel periodo ha aperto dei giochi decisamente grandi, perché avevamo in classifica un numero uno e un numero due, erano stesso team di produzione che adesso saluteremo. Eh sì, dai, dilli tu, dai, allora, salutali intanto tutti. Questo disco è un'idea del grande DJ Charlie Maute, un DJ siciliano palermitano, che ha portato, ha avuto l'intuizione di trasformare il pezzo di Mike Oldfield in dance. Arrivato al nostro studio dice: produciamolo assieme, facciamo qualcosa. E i miei soci erano Luca Lento e Roberto Terranova. Grande Luca Lento, i famosi Pooper Scooper. I Pooper Scooper, quelli che remixarono Afterlife di Edge of Universe. Anche, e quelli di Naive. E quelli di Naive, che tra poco ci ascoltiamo la doppietta. Senti, però, insomma, il discorso di Bumblebee arrivò un po' così. Tu mi hai detto: guarda, io ero abituato a fare cose leggermente più impegnate, perché si dà i pezzi un po' più truzzi, con un po' più in levare, si etichettano sempre come per dire sì, vabbè. E intanto Bumblebee ti ha portato È scattata una molla, perché partiamo sempre da una canzone di Mike Oldfield che noi abbiamo distrutto, perdonaci Mike, che noi abbiamo distrutto. In quel momento andava a questo sound, quindi basso e levare. Ci siamo innamorati di Gigi D'Agostino, perché spaziamo, possono piacerci i Radiohead, ma ci piacciono anche Gigi D'Agostino. Beh, assolutamente. E dintorni, salutiamo anzi il nostro maestro, caro Gigi. E praticamente abbiamo provato a mettere la canzone di Mike Oldfield, super elegante, su una base truzza, come hai detto tu, è diventato una miscela esplosiva. Sì, ma in quanto tempo l'avete fatta questa? Questa ci abbiamo ragionato, è quella dopo che l'abbiamo fatta in minuti. Coming Through the Light. Non lo diciamo. In un quarto d'ora hanno fatto Coming Through the Light. Abbiamo parlato dell'originale di Mike Oldfield. Ascoltiamolo, questo qua, vai! Dice: ma sai che minchia, qua ci sta una cassa, quasi quasi gliela metto. Ed è nata così. Che meraviglia. Da Charlie, grande Charlie. Si aspettavano oh oh oh, infatti io ho cantato oh oh, Vincenzo mi ha detto no, non c'è, lascia stare. Mike Oldfield era un po' meno tamarro di noi. Cioè, lo oh oh è venuto prima, perché dopo ovviamente, no? Andavano coinvolti gli autoscontri. È giusto, perché a noi dateci o un no o un po', se po' è ancora meglio. Po' diventa stadio. Po' diventa stadio. Hai parlato di Luca Lento e Roberto Terranova, che salutiamo. Avete creato un progettone, ragazzi, qui è per
pelle d'oca, dillo tu, annuncialo tu, vai. Assieme alla grande voce di Marco Adragna, Looking for Happiness, Naive. Yeah, e poi anche Joyz. Dual Core. If you understand, you can discover that you understand the meaning all over. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. If you understand, I want you tonight. You will understand, you want me tonight. If you understand, you understand, so I understand. If you understand, that you understand the meaning of love. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. Me use the side and me use
what you've been wanting. If you could bring and have it in your mind. If there's the place where you can feel safe. If there's the fight, I know you never, never, never. Forever mere times, this will never be. Joy is mixata con Looking for Happiness. C'è Vincenzo Callea e una puntata speciale della storia della dance. Signori, quest'uomo di fianco a me non solo è uno dei typical, ma è anche insomma uno dei naif, uno dei bumblebee. Hai il telefono, stiamo guardando la diretta, c'è il telefono che impazzito. Parte musica così dal telefono. Allora vorrei ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ragazzi, non possiamo ascoltare tutto, perché qualcuno dice sì, ma il primo dei naif famo notte. Si dice a Roma, abbiamo due ore, cerchiamo di concentrare meglio. Ci proviamo. Che bello i Naif, che gran progetto. Gran progetto, un bel disco, un bel progetto e soprattutto un bel periodo degli anni 90. Aspetta, insomma, che ti spengo il telefono, perché sennò. No, qui rientra la diretta del Facebook. Puoi cacciarlo fuori. Ok, aspetta, non si sente più la mazza. Aspetta, apri un po' la porta. Morto. Stefania! Ecco, grazie. Prendici il telefono, scusate, il bello della diretta. E quindi si parlava del progetto Naif, tra i primi ad usare la fisarmonica. Sì, abbiamo tirato fuori un suono della fisarmonica che nella dance era abbastanza inusuale, era uno strumento strano. Ci misuravamo sempre con esperimenti nuovi. Avevamo voglia di provare appunto il basso in levare con la fisarmonica, ha funzionato. E poi hanno, in tanti vanno seguito, mi viene in mente This Is My DJ di Ardin Tango, ti ricordi? Ardin Tango era fisarmonica, giustamente per il tango era obbligatorio. Tra l'altro progetto dietro al quale, se non sbaglio, c'era anche Ralph Marchesini, credo di sì, dietro Ardin Tango. This Is My DJ, poi Stereo Love, l'apice della fisarmonica. Lì siamo arrivati dopo, è chiaro che lì era la fisarmonica in tutto. Facciamo una bella lista di progetti che ha creato Vincenzo Callea. Partiamo da The Cop 1998. Prima volevamo farvelo ascoltare, ma il file non andava, ma adesso va, ce lo ascoltiamo. The Cop, yes. The Cop, vai! The Cop, mamma che stile!
Dici di chi era la voce, Vincenzo. Diccelo adesso, dopo anni. Gli avvocati non si ricordano manco più. Diccelo tu. Dai, mi udirà, ma era la voce di VDC dei Blast. Dei Blast, quelle di Crazy Man, di Sex and Infidelity. Che salutiamo. Grande scuola siciliana dell'house. Salutiamo tutti gli amici siciliani. Che a dire la verità, insomma, sono molto... Cioè, il vostro progetto è molto houseggiante. Siete molto bravi nell'house, ma anche nella dance. Mica scherzate, eh. Ma abbiamo origini house, ma non disdegniamo la buona dance. Senti, tra i tanti progetti che hai fatto, perché hai continuato a fare un sacco di successi, perdonate se li ascoltiamo così un pezzettino e via, tipo coito interrotto, ma per questione di tempo dobbiamo. Creo con Barn For You, Burning For You. Barn For You. Mamma mia, che spettacolo. Che anno era? Quel disco, siamo intorno al 2000, 2001 credo, e siamo arrivati su Billboard in classifica. Ammazza, ve lo America. Ricordate questo? Cassetto, ma lo ritiriamo fuori questo. Sì, manca poco, mi sa. Si chiama Burn For You, disco di Creo, dietro al quale c'era ovviamente il nostro Vincenzo Callea. Ti dovrebbero fare cavaliere della dance. Adesso mi invento io una medaglietta da apporti sul petto. Dai. Un altro progetto dietro al quale c'eri tu era Coco Bongo. Assieme al buon Ciro Sasso, che salutiamo, Black Legend, abbiamo coprodotto con Danilo Rispoli, Giacomo Vena. Abbiamo mischiato The Cop assieme a Black Legend, diciamo che è nato questo Coco Bongo. Burning Sunshine, senti qua. Progetto Coco Bongo con Burning Sunshine, dietro il quale c'era Vincenzo Callea e anche Ciro dei Black Legend. Ah, Ciro Black Legend, non dei Black Legend, era lui Black Legend. Black Legend. Grande Ciro, lo saluto, ci siamo conosciuti al Samsara Beach. Francamente mi ricordo poco, perché se ci conoscevamo da un'altra parte era decisamente meglio, però lo saluto, sto scherzando. E poi arrivano i Flanders, su Facebook si scriveva, insomma, fateci ascoltare Flanders. Vuoi parlare un attimo di quel progetto? Produzione gelese, quindi da dove sono nato. Addirittura lo studio dei ragazzi super talentuosi era accanto a dove lasciavo la macchina io. Quindi proprio di notte ci incontravamo. Loro avevano appunto questi provini non propriamente dance, ma erano quasi pop rock. E abbiamo coprodotto questo disco che è esploso in America. In Italia è andato bene, ma in America è diventato veramente numero uno su Billboard, sulla Bibbia storia della musica. Quante hit hai fatto, Vincenzo? Io non le conto più, eh? Cioè, quante volte sei arrivato al numero uno? Tanti, almeno 10. In luoghi differenti diverse volte, però quella, la classifica americana con sotto Lady Gaga e Madonna mi ha fatto un bel effetto. E beh, sotto è Lady Gaga, eh? Eravamo primi, sotto c'era Lady Gaga. E la classifica Madonna così recitava: terzo posto Madonna, secondo posto Lady Gaga, primo posto Flanders, dalla Sicilia, minchia, con Behind. I can see.
Mamma che spettacolo, Behind Flanders, al numero uno in America, prodotto da Vincenzo Callea. Salutiamo anche tutti i ragazzi. Certo, Francesco, Alessandro, Giuliana, la voce è splendida. Grande, un altro progetto, andiamo velocissimo, era Sea Flower con Easy Listening. C'eri anche dietro tu, non te, sì, non te ne ricordi manco alcuni tu? Non me li, no, questo me la ricordo perché è diventato un buon disco in Inghilterra, abbiamo fatto un mega video, insomma c'è stato un grande rumore attorno a questo. Un pezzettino anche di questo, vai, Sea Flower. Andateli a ripescare tutti questa sera se non avete una mazza da fare. Sea Flower con Easy Listening, perché purtroppo io devo fare una cosa brutta, ovvero tagliarli per motivi di tempo. Non me ne vogliate, non me ne volere, Vincenzo, tu, assolutamente. È uscito anche un progetto firmato DJ Calle che ti ha supportato Tiesto. Era la fine della musica dance, no? Sì, lì c'era anche un momento di tong molto interessante. Pitong. Perché mi succedeva una cosa in quel periodo, quando suonavo e mettevo musica un po' più elettronica, la pista tendeva a svuotarsi, sì, soprattutto era, di donne. Era il 2005, era, no? Un anno abbastanza particolare. Mi è venuta questo claim, diciamo, che diceva "Girls don't like electronic music", alle ragazze non piace la musica elettronica, che in realtà è una gran cazzata, possiamo dirlo. Sì, certo. Però questo disco è stato fatto veramente per giocare. Una sera mi arriva la telefonata di un amico mentre ero a cena e mi dice: "Guarda che ti sta cercando Pitong". Ma che minchia di... Tra di noi mille scherzi, figurati se credo a questo. Dopo 10 minuti mi richiama: "Guarda, ti sta cercando Pitong, apri i chat che lo troverai". Io apro i chat, sicurissimo che c'era un profilo fake dall'altra parte, e mi dice: "Ciao, sono Pitong, voglio suonare il tuo disco stasera in discoteca al Crew Bar e me lo devi mandare". Io per educazione mando, ma dall'altra parte sapevo che c'era un amico. E invece la settimana successiva parte Pitong nel programma con questo disco per un mese di fila. Mamma che bello, DJ Khal, chi se lo ricorda questo? Vai! Electronic music. Yes, ammazza che tiro, ragazzi. Era un bel giochetto questo. Che bello, come spazi dalla house alla tamarragine. Ho un difetto, mi piace cambiare. Però sei sempre elegante, eh? Sei grazie. Sempre elegante. Grazie. Grande. Vincenzo Callea, parliamo del ritorno dei Typical. Qui siamo già al 2012, abbiamo proprio bruciato le tappe. 2011, hai fatto bene a correggermi, perché qua ci sono i fan di Stars. Ce la stanno chiedendo dall'inizio della puntata e allora ce l'ascoltiamo. A palla, alza il volume che è meglio, va. Vai! Dual Core su M2O.
Mamma mia, che emozione! I Typical, questo disco ha segnato il loro ritorno nel 2011. Stars, mi racconti sempre che avevate una strizza, eh? Eh beh, su questo disco il grande ritorno è stato... il grande ritorno l'hanno deciso gli altri. Per noi era un ritorno da paura, c'eravamo, non dormivamo la notte, avevamo troppa paura di sbagliare dopo tanti anni. Eh sì, perché è una cosa che, della quale vivono un po' tutti coloro che negli anni 90-2000 sono stati importanti, no? Anche se comunque nel campo dance, che è un campo elitario, permettimi di dire, non è come il pop o la musica leggera. Però quando ti riesponi, soprattutto nella società di adesso, perché tutto è cambiato, quindi devi reimporti, passami questo termine strano che mi sono inventato adesso, anche con la nuova generazione, no? È vero, era difficilissimo, avevamo paura degli addetti ai lavori, avevamo paura della gente, cambio di suono, tornare dopo 10 anni ci possono pure dire ma basta, i vecchi successi erano molto più belli. Quindi però questo pezzo aveva qualcosa che ci ha fatto stare in studio per tanto tempo con la grande passione di sempre, come una reunion vera, ecco. Quando avete deciso di tornare in campo? Dice, dai, sai che c'è? Ma torniamo, dai. Guarda, piccolo aneddoto, questo pezzo io lo avevo in una cassettina, perché era una cosa new wave che stava facendo Daniele. L'avevo abbandonata, io l'ho risentito, ho detto questo può diventare un pezzo dei Typical. All'inizio stupore da parte di Riccardo e Daniele, poi provando con Josh è arrivato il brividino subito. Beh, ma Stars è un disco meraviglioso, signori. Tra l'altro ricordiamo, a onor del vero, che i Typical sono gli unici che dopo anni, insomma, dopo, oddio, dal 1996 mi faccio un po' di calcoli, insomma, avete spaccato di nuovo anche nel 2012. È andata più che bene. E non succede a tutti, perché sai, agli artisti che erano grandi allora è difficile poi ripresentarsi con una cosa che non c'entra una mazza con quello che facevate una volta, no? Quindi significa che era bello il pezzo e non il nome. E certo. E questo è stata la cosa più bella per me. Io vorrei ringraziare a nome di tutti coloro che hanno vissuto e ballato negli anni 90 i Typical tutti, Riccardo, Daniele e te ovviamente, Vincenzo, perché grazie. Davvero siete dei miti, cazzo. Grazie, avete, troppo buono. Ci avete regalato delle perle indiscutibili. Dopo la pubblicità arriva il nuovo singolo, perché Callea mica si è fermato, continua. Si chiama My False, giusto? My False. Ok, durante la pubblicità rispondiamo anche alle vostre domande su Facebook per tutti gli altri, tra pochissimo, vai! Così? Così rispondo alle tre domande. Quindi fuori onda rispondo alle domande. Le tre domande tre. E allora? Ragazzi, scusate, ne abbiamo prese tre perché... Questa è bellissima. Un'altra prima ancora. Eh? Che dice, che fine ha fatto Josh? Che fine ha fatto Josh? Josh, lo diciamo, Josh è in America, tranquillo e beato. Mai dire mai, perché è possibile tornare. Però Josh in questo momento continua a fare musica in America, la sua, dal country al blues, quindi è abbastanza tranquillo. Sta bene, Josh sta bene. Sta bene, siamo sempre più amici di prima. Bello. Domanda culinaria, perché si sa un po' in giro che siamo appassionati di cucina io e Pipero. Chi è più bravo in cucina, Calleo o Pipero? Aspetto sempre di sapere come si cucina la carbonara risottata. La carbonara risottata? E beh, qui il mago della carbonara è Pipero, uno scienziato della carbonara. Non possiamo dare la ricetta in diretta, mi sembra troppo, però io credo proprio che sia Pipero il più raffinato in cucina. Vince Riccardo. Vince Riccardo, sì, mi arrendo. Questo te lo faccio. Come mai il progetto Naif fu abbandonato? È stato abbandonato, dico ancora una cosa più grave, c'era l'album pronto, già consegnato alla casa discografica, poi successero delle cose non legate assolutamente al nostro progetto e si fermò quasi burocraticamente. Cioè, noi abbiamo preso i soldi di un album, lo posso dire tranquillamente, l'album non uscì mentre eravamo tra l'altro in classifica altissimi, quindi sono successe delle cose strane e quindi è stato abbandonato non per colpa nostra. Ok, e l'ultima domanda, Stars è una traccia sensazionale. Grazie. Potrei definire la colonna sonora della mia vita, vorrei sapere aneddoti e curiosità riguardo Stars, non ha tempo di risponderti, caro Marco Esposito, però avete un amico in comune, Dario di Trapani, ti risponde stasera perché c'è il disco nuovo. È vero. Continuate a scrivere che noi rispondiamo appena possiamo. Vai pure con...
spettacolo, si chiama My Falls, signore e signori, è l'ultimo singolo di Vincenzo Callea. Siamo partiti dagli anni 90, siamo arrivati al 2018, questo è uscito questo da poco. Questo è uscito da qualche giorno veramente. Tra l'altro sta andando benissimo, complimenti. È partito parecchio bene, grazie, grazie. Su Time Records salutiamo anche il patron Giacomo Baiolini. Ciao Giacomo. Che ci sarà ascoltando sicuramente. Abbiamo dimenticato di suonare Turn Off The Lights e tanti altri. Vincenzo, promettimi che ritorni, perché qua... Quando volete, con grande piacere. Sono stato benissimo, quindi ritorno con grande piacere. Grande, signori, un applauso dal cuore virtuale a un mito della musica da ballo e non solo, Vincenzo Callea. Salutiamo i Typical tutti, quindi anche Riccardo e Daniele. Complimenti davvero per quello grazie. Che hai fatto. È stato un piacere averti è qui. È stato un onore essere qui. Grazie, grazie veramente di cuore. È stato con noi Vincenzo Callea, grazie a Luca Martinelli, grazie a Valesse. Vi lasciamo con Mario and the City. Da Dino Brown un saluto e buona serata a tutti. Ciao!